E voilà! Doppia giornata di festa domenica scorsa nel comune di Cartoceto. È stata inaugurata alla presenza delle autorità civili, militari e religiose il nuovo punto IAT, informazione e accoglienza turistica, nel locale dell'ex spesa pubblica in via Umberto I, a pochi passi dal centro storico. La struttura è stata intitolata in memoria di Giuliano Grossi, presidente della Proloco locale e del Comitato Provinciale dell'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Intanto si recupera un bene patrimoniale di grandissimo valore storico e identitario per il borgo storico di Cartoceto, che è appunto l'ex spesa pubblica. Tant'è che la Proloco e tutti i volontari che vi hanno collaborato hanno voluto mantenere, conservare e preservare appunto questa storicità, questo sapore che si respira entrando all'interno della pesa storica. Al di là di quella che è l'attuale sede della Proloco, questo diventerà l'accesso e il punto di informazioni principali di carattere turistico ai quali i visitatori potranno accedere direttamente all'inizio del borgo storico di Cartoceto. Giuliano Grossi, prima di lasciarsi, ha detto: io vorrei che questo locale venga ristrutturato e venga adibito a un punto IAT, un punto informazioni. Beh, dopo 5-6 anni la Proloco di Cartoceto ha realizzato il suo sogno. Quando sono diventato presidente è stato uno degli incarichi che ho promesso alla Proloco di Cartoceto. L'impegno è stato immenso, grande, perché cercare i fondi, cercare le persone per dare, quindi è stato un impegno che la Proloco ha dovuto sostenere anche economicamente. Un grazie all'amministrazione che ci ha dato il locale in uso gratuito e anche un finanziamento abbastanza sostanzioso. Questo anche grazie agli amici di Giuliano che si sono riuniti e hanno cercato di darci una mano in questa ristrutturazione di questo locale. È una giornata da incorniciare. Abbiamo reso omaggio a un personaggio di spicco di codesta comunità, è stato l'autore della nascita, insieme a pochi altri, della prima mostra mercato dell'olio DOP di Cartoceto, ma soprattutto è stato un protagonista delle Proloco, e Proloco intesa come valorizzazione delle peculiarità locali, dei centri storici minori, dei prodotti tipici, della cultura e della migliore tradizione di una comunità che cercava, voglio dire, un po' di essere oscurata dall'avvento della civiltà industriale.